Buon divertimento. Buonasera a tutti e benvenuti. Vorrei innanzitutto subito immediatamente ringraziare e fare un grandissimo ringraziamento a Maurizio Tucci per tutto quello che ha detto, che ci ha detto, e come appunto dicevo prima, quando Maurizio Tucci mi ha contattato per propormi di partecipare al Seravalle Jazz Camp Tour è stata una grandissima emozione, perché Maurizio mi ha insegnato tanto, non solo dal punto di vista personale ma anche musicale. E quindi questo fa capire che lo studio, la tenacia e quindi il percorso musicale che ho sempre, la strada musicale che ho sempre percorso e che continuerò a percorrere, sta portando i suoi frutti, e questa è una grande soddisfazione per me e anche per i ragazzi, per i miei ragazzi qui dietro che mi seguono sempre nelle mie spettacoli musicali. Li chiamo ragazzi perché si sentono un po' più giovani, soprattutto lo Sky. No, in realtà sono amici, musicisti amici di grandissimo livello, quindi senza i quali non potrei essere io. Quindi grazie ancora a Maurizio Tucci per questa bella opportunità. Quello che noi presenteremo oggi sotto il caldo, ma comunque come ha detto Maurizio fra un pochino arriva l'ombra, è il crooner, il genere crooner. Di solito c'è magari qualcuno che non conosce questo genere, altri sì, e quindi vorrei un attimino spendere due parole per spiegarlo e per descrivere un attimo questo quadro musicale. Quello che appunto faremo adesso, perché siccome chiacchierano mi distraggono anche, quindi state attenti. Allora, è un viaggio musicale alla scoperta delle canzoni più significative del crooning, questo progetto che vi presentiamo, che è uno stile, una tecnica di canto che lega il jazz alla musica cantabile e ballabile e dà molta importanza alle qualità vocali, quelle vicine al parlato, alla confidenza e al sussurro. Questo genere è nato negli Stati Uniti dopo l'avvento del microfono. E perché è nato questo genere? Perché la tradizione canora di quel tempo imponeva al cantante di non di urlare, ma comunque di imporsi dal punto di vista musicale, in modo che la voce potesse arrivare anche alle ultime file dei teatri, che solitamente insomma erano grandi. Questo, la nascita di questo genere invece permette al cantante di non urlare tantissimo dal punto di vista vocale, ma appunto di cantare proprio vicino al sussurrato, al parlato, quindi quel tema confidenziale. Quindi il cantante crooner è un cantante a metà strada fra il cantante jazz e il cantante invece ballabile, comunque di musica ballabile. Quindi è proprio il cantante crooner ha la capacità di giocare con la voce, quindi sia quando le canzoni sono magari un pochino più veloci che anche quando le canzoni sono più lente, dà proprio l'importanza a questa tessitura, quindi vocale. Quindi iniziamo immediatamente con un brano che scritto da Clifford Brown, che ha una storia anche divertente e simpatica dietro, anche perché, insomma, come sapete o comunque sia dovete sapere che i brani vengono anche scritti, le canzoni, i testi, anche la musica, vengono anche scritti, riferiti e dedicati a persone, oppure semplicemente per rivolgere la propria vita interiore, le proprie esperienze esistenziali all'interno della musica. Infatti il brano che vi andremo a presentare è stato scritto nel 54 da Clifford Brown, ed è stato teoricamente scritto per sua moglie, Laurie Anderson, che chiamava solitamente Joy Spring, un soprannome molto simpatico. La chiamava così perché lei frequentava l'università negli Stati Uniti e stava preparando la tesi, e come titolo a questa tesi le aveva scelto Classica contro il Jazz, proprio perché voleva far capire come la musica classica predomina sul jazz. Però venne presentata poi al futuro suo marito Clifford Brown da un amico comune, il quale invece la fece un po' ricredere, e quindi lei si innamorò spassosamente appunto del jazz, e questo si intitola Joy Spring. It's a spring, you've ever seen so many. Watch here the flower blooming after underground. Watch here the snowman down. One little winter bird. Spring is my child. He's got the feeling so glad.
say I love it, you smile. Feeling good is this time. You never went to my dreams, my joy. Here's something special that I'm sorry. You make you glad to be alive, you know I dare. You feel this pain, you survive this difficult. Miserable's no as way, it give you hope, I know there's pain. We get the real pain, it only had to be. And that was our way. Oh, you mean the wind to find the spring is my joy. But it's the way you change your step. Happy about you be there when you can call us my way. And the same as for the little turn was away. We take it on the hook and play the play. And then the world of shuns me. Cause we did all the games to the spiders. The heaven choose and we the two. The gave it to the lights of several centuries. Who's really gonna be my love? You want a shadow to pray to. Instructed creatures go to stray. I see the moon into the soothing and I hear you rolling. They put this rub is right there. We're certifying nothing. They try certifying nothing. Hindering nothing. Don't forget nothing. And now the reason for this pain to die.
Sai dove scritte un po', racconta un po' di qualcosa che riguarda ognuno di noi, che tante volte dovremmo un attimo lasciare tutti i problemi e tutte le preoccupazioni sulla soglia di casa e cercare invece di uscire e di godersi un pochino più la vita, un po' la giornata. Tipo venire all'Orsigna sotto questo caldo a 40 gradi, ma godere della musica e stare tutti insieme, vero?
È uno standard jazz composto nel 1930 da Jimmy McCae ed è interpretato da tantissimi artisti come Louis Armstrong, Billie Holiday, insomma tutte le più grandi interpreti del mondo del jazz, della musica jazz. Grab your coat and get your hat. Leave your worry on the doorstep. Just direct your feet to hear the sunny side of the stream. Can't you hear a little hat? And a happy turtle was yesterday. Like it'd be so sweet to hear the sunny side of the stream. I used to walk the shade. Sunday side.
Di amore, che è stata scritta dal Cole Porter nel 1934. Thank you.
prossimo brano, un brano sicuramente che conoscerete tutti, è stato scritto nel 1930. E per questa canzone, per il suo testo un po' sufficientemente ambiguo, può essere adattato sia ad una regione, al nome di una regione, che anche ad una donna che ha appunto questo nome. Non mi ricordo il titolo, perché tanto la riconoscete. Jesus, I'm not suicidal.
She has a love so sad. Can't keep dirt on my mind. Sweet, 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 sweet church on my mind. Church, come sweet church, come sweet church. All'inizio Fats non era molto contento di questo brano, comunque sia dell'andamento di questo brano, però quando Andy Rutherford mise il testo all'interno di questo brano, che divenne un brano molto simpatico, molto divertente, che parla un pochino di lui, che vede questa ragazza bellissima, dolcissima come lo zucchero, come il miele, e tanto che quando passa attraverso un prato pieno di fiori, i fiori si abbassano. Don't buy sugar, you just have to touch my cup.
In mano il microfono lo scali, No, allora io volevo ringraziare tutti, siete fantastici, bellissimi, accampati, come le cicale quasi. Però questo pezzo noi lo vogliamo dedicare a chi? Agli eroici che sono qui davanti, perché avere il pubblico davanti è meraviglioso, quindi questo pezzo ascoltatelo tutti, ma è solo per voi. Bravo! My heart will say
come armonicamente parlando. È un brano che è stato scritto nel 1956 da Bill Evans, dedicato a sua nipote Debbie Evans. E questo standard rappresenta un po' la seconda traccia anche dell'omonimo album che è uscito nel 1961 e rappresenta un po' anche l'apice proprio della capacità musicale ed interpretativa del celebre trio, Bill Evans Trio. Traducendo infatti il brano, addentrandosi proprio appunto nel brano, è bello vedere come risuona come se fosse proprio una poesia che lui dedica a sua nipote che è piccola, e si legge molto bene che viene raffigurato molto bene il mondo fatto di bambole, di clown, di fantastici villaggi, di castelli sperduti, ma lei, in questo mondo, c'è lei, la mia ragazza preferita, Vals for Debbie. Grazie.
Thank you.
Thank you.
so far away to far. Do they?
vuoi riposare un minuto anche voi? Perché non è giusto, se non sono riposati loro. E poi vedi, ora sta arrivando l'ombra da tutte le parti. Quindi prima di, anche fino a mezzanotte, di fare gli ultimi brani, vorrei fare un altro paio di ringraziamenti. Il primo a Massimiliano Batosti. Bravo! E ai suoi. Perché quando abbiamo deciso di fare Sera Valle Jazz, abbiamo deciso di esportarlo in montagna, quindi onorare in qualche modo la montagna con della buona musica, ma con della buona musica dal suono giusto, perché sennò è inutile far venire i musicisti bravi quando in quella posizione lì c'è qualcuno che guasta le cose che fanno musicisti. Il Serravalle Jazz è unico, è lo stesso a Serravalle e in montagna, e sarà lo stesso quando girerà ancora in tour per il territorio. L'altro non è un ringraziamento, ma è una citazione, è Elena Ciompi, per la quale chiederei un applauso grosso, perché da tantissimi anni, cioè da diciamo una quindicina, forse sono anche 16, e il motore assoluto del Serravalle Jazz è dentro la fondazione, e insieme all'Elena Ciompi a tutti quelli che in fondazione lavorano a Serravalle Jazz, e poi per induzione anche a quelli che in comune a Serravalle lavorano e continuano a lavorare per Serravalle Jazz, perché anche lì le operazioni che vengono fatte tenendo conto del fatto che ormai questo brand, come si dice oggi, questa sigla, questa cosa è unica, è diventata unica. Un'altra cosa che volevo dire è che l'operazione di portare il Serravalle Jazz in montagna ha funzionato, perché la natura e la musica fuse in questo modo danno un risultato assolutamente straordinario. Stiamo vivendo stasera noi qui, e l'abbiamo vissuto in chiesa la prima sera a Serravalle, ma anche nei momenti in cui ci è toccato cambiare le location all'ultimo momento. Funziona quando si può fare in un prato, anche se c'è un po' più di sole e da noi, quando si può fare a contatto con la natura come questa, la musica e la natura rispondono. In questo caso rispondono ancora di più, perché siamo in un luogo particolare, è il luogo che Tiziano Terzani aveva scelto per vivere e in cui si raccoglie ancora, si tengono ancora le memorie, la memoria di quello che Tiziano Terzani ha significato. L'ultima cosa che volevo dirvi è arrivederci a Serravalle il 26. Silvia Benesperi Quartet, addirittura d'arrivo. Allora, con questo ultimo brano siamo proprio addirittura d'arrivo, perché è un brano che parla di una strada che è stata molto importante e che lo è attualmente molto importante. Che ha un carattere proprio nazionale, collegava un tempo Chicago con Missouri, Kansas, Texas, Nuovo Messico, e diciamo è stata utilizzata come supporto quindi per l'economia della comunità europea, comunicazione verso l'ovest, e appena venne percorsa da un certo jazzista e pianista che si chiama Bobby Troup, li tacco talmente tanto per questa l'importanza di questa strada, che scrisse proprio questo brano in onore a questa strada, che si intitola Route 66. E quindi con questa strada che ci ha portato fino a qui, al Serravalle Jazz in tour, qui in montagna, qui in Orsigna, al Molino di Giamba, a questo bellissimo panorama, con queste bellissime persone, grazie che siete stati qui tutto il tempo e siete riusciti a sfidare anche il caldo. Ringrazio tutte le persone che conosco, che ci sono venute a sentire, ma sono tra amici? Il gruppo di Empoli, ah no, di Vinci. Il gruppo di Vinci, un applauso. Un pezzo dedicato a Mirko Sabatini, che è un mio vecchio amico e batterista, che è venuto a sentire.
Enrico Sabatino, un grande applauso da parte di tutti noi. Grazie a Martina per la Vedrap per tutto quello che ha fatto, vedo anche che ci sono tantissime persone che conosco, e un ringraziamento particolare ancora a Maurizio Tucci, che non mi sente ma ve lo voglio rifare, un grande ringraziamento a Maurizio Tucci, veramente tutto questo che abbiamo fatto è grazie a te, l'abbiamo dedicato a te, quindi la parola grazie forse è minima, ce ne vorrebbero tantissime altre, veramente grazie dal cuore da parte di tutti noi e da parte del Crooner Night, che veramente è un genere che ci ha insegnato e ci ha portato fortuna, grazie ancora. Volevo però ringraziare, sì? No, invece ha fatto bene Daniele a fare questa dedica. Infatti volevo fare un ringraziamento particolare a Daniele, perché non solo è un pianista numero uno, e veramente qui ci metto, lo dico su, nero su bianco, prima mi ha accompagnato su quel pezzo che era lento e lì per lì appunto mi sono spiegata male io perché lui era partito e invece io volevo, ma è solo colpa mia perché non mi ero spiegata con lui, non mi ero intesa con lui, e siccome è un grande pianista è anche una grande persona, lui è quasi un zio Daniele che mi ha insegnato tanto e spero di poter continuare a lavorare con lui per tantissimo altro tempo, quindi un ringraziamento da parte mia a Daniele. Alessandro Benedetti, direttamente invece da Monte Carlo, qui alla batteria, il numero uno. Qui dietro Alessandro Antonini, anzi conosciuto più che soprattutto come Alessandro Tolan Antonini, non si sa, non ci ho mai capito niente della storia, però basta i suoni di contrabbasso, che metta delle sedichine piccoline sul contrabbasso e va bene. E alla mia sinistra, non perché è ultimo, perché viene da Vinci, e quindi Paolo Sky al sax, special guest, buongiorno, special guest Paolo Sky al sax. Avete un nome per il cartello. E me che mi presenta? Ladies and gentlemen, with my cat, Silvia Benesperi, un bel applauso. Correndo. Quindi con Route 66, buon proseguimento di serata, buona estate, buona musica a tutti e continuate appunto a seguire il Sera Valle Jazz e agli prossimi appuntamenti a fine agosto. Grazie ancora a tutti, grazie ancora a Maurizio Tucci, un grande abbraccio, un grande bacio. E grazie Liliana, che è qui davanti. Che... California.
Oh,
Volete un pezzo italiano? A me non ti capisce le parole una volta. Belle, belle. Thank you.
ancora. Evviva Serravalle Jazz, evviva la musica, grazie Maurizio Fischi.